amici e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Giannina, e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara una variante nuova del pan brioche. Vi assicuriamo che arricchirà le vostre tavole e farà contenti tutti i vostri invitati, perché è veramente di un grandissimo impatto visivo, facilissima da preparare e veramente divertente. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara. Per questa ricetta ci serviranno 500 g di farina 0 o manitoba, 250 ml di latte biologico fresco intero, 150 g di zucchero di canna, la buccia di un limone, 3 tuorli, 10 g di lievito secco e 80 g di burro morbido. Per prima cosa prendiamo una ciotola più capiente e ci versiamo dentro circa 100 ml. La nostra teglia burrata con della carta da forno sopra e andiamo a sistemarlo per bene aiutandoci con le nostre mani. Ora prendiamo la nostra crema alle nocciole, ne mettiamo circa un terzo e la andiamo a stendere per bene aiutandoci con una spatolina. Poi andiamo ad aggiungere metà dei nostri pistacchi spargendoli su tutta la superficie. Poi ci mettiamo a stendere.
da Jumbo con molta delicatezza sopra il primo. Lo sistemiamo per bene aiutandoci con le mani e mettiamo di nuovo un terzo della nostra crema alle nocciole. Dopo aver steso la crema, andiamo ad aggiungere tutte le nostre nocciole e ovviamente andiamo a spargere lungo tutta la superficie. A questo punto ci mettiamo a fare anche il terzo disco. Continuiamo i nostri passaggi finché non finiamo tutti i nostri dischi. Iniziamo a formare i nostri petali, quindi li giriamo due volte su se stessi. Alla terza prendiamo i due petali, li uniamo e li schiacciamo leggermente con i polpastrelli. In questo modo. E continuiamo così finché non finiamo tutto il nostro fiore. Togliamo il bicchiere e lasciamo il tutto a lievitare nel forno spento solamente con la luce accesa per mezz'ora. Passata la mezz'ora di lievitazione, cospargiamo tutto il nostro pan brioche con dell'albume d'uovo. Ora cospargiamo solamente il centro con dello zucchero perlato. Poi lo cuociamo a forno normale, 180 gradi, per 30-35 minuti, ossia fino alla doratura. Ecco il nostro pan brioche appena sfornato, ora lo andiamo a cospargere con del burro per renderlo più lucido. Ma guardate com'è venuto bene il nostro pan brioche, ragazzi! Sia l'assaggio e adesso ci gustiamo questa meraviglia di un pan brioche. Ragazzi, è buonissimo, morbido come una nuvola, l'impasto si scioglie letteralmente in bocca, i pistacchi e le nocciole aggiungono una nota croccante e la crema al cioccolato va a completare il tutto avvolgendo il nostro dolce, rendendolo veramente meraviglioso. Insomma ragazzi, è buonissimo, assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche e seguiteci su Instagram come Il Mondo di Arne Giannina.